Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. È tornata alla Fortezza d'Abasso l'anteprima del consorzio Vino Chianti con la quarta edizione di Chianti Lovers, una vetrina dell'eccellenza toscana del territorio e del suo principale prodotto, famoso in tutto il mondo. Sono stati circa 4.000 i visitatori, il doppio rispetto allo scorso anno. Chianti Lovers si è confermato un evento importante, l'appuntamento più atteso dal grande pubblico amante del vino. Nel padiglione Cavaniglia della Fortezza d'Abasso di Firenze c'erano oltre 100 aziende con circa 500 diverse etichette. L'anteprima del Chianti è stata anche l'occasione per fare il bilancio del 2017, caratterizzato da un'annata colpita dalla siccità, dalle gelate e dal problema ungulati, e che ha visto diminuire la quantità fino al 40% rispetto alla media. Un danno che per fortuna non ha inciso sulla qualità del prodotto. Oggi presentiamo l'annata 2017 e la riserva del 2015. Indubbiamente due annate molto buone da un punto di vista qualitativo, da 15 anche da un punto di vista climatico, mentre la 17 è stata un'annata molto difficile da un punto di vista brinate primaverile e siccità nel periodo estivo. Questo ha portato a una riduzione della quantità del 40%, ma sicuramente non è andata a intaccare quello che è invece la qualità del prodotto. Comunque non vogliamo essere noi a dire com'è la qualità. Vi aspettiamo numerosi e vediamo il vostro parere, siamo curiosi di avere le vostre indicazioni. La novità anche della collaborazione con il Consorzio per la tutela del Morellino di Scansano, come si instaura in questo ambiente? Beh, direi che questo è un bellissimo passo per il mondo del vino della Toscana, perché intanto inizia un primo approccio di unione. Visto che la Toscana è formata da tanti campanili, intanto due campanili li abbiamo tirati giù, speriamo che il prossimo anno questo percorso possa proseguire e andare avanti, e questo diventa poi per noi molto molto importante, visto che ad esempio anche per il Chianti vendiamo circa il 70% della nostra produzione all'estero. Presentarsi anche all'estero in maniera compatta e unita sotto un grande cappello della Toscana o dell'Italia indubbiamente non è altro che un valore aggiunto alle nostre denominazioni. Presidente, questa annata che diciamo appena iniziata, come si presenta rispetto alla piovosità, rispetto al clima e quindi la qualità dei vini quando ci sarà finalmente la vendemmia? Come dicevo prima, l'annata 2017 indubbiamente è stata un'annata molto siccitosa, quindi con una riduzione di produzione. L'annata 2018 non sarà una grandissima annata quantitativa, perché noi siamo dovuti andare a potare molto corte le nostre viti, quindi sicuramente un 10% già di meno di produzione la possiamo mettere in cantiere. Con questo poi vediamo, non tutte le zone hanno reagito nello stesso modo, quindi diventa difficile oggi determinare quella che può essere veramente la riduzione della produzione, ma sicuramente la produzione piena non ci sarà. Però ci si aspetta comunque una qualità, diciamo che a livello di quella degli anni precedenti. Sì, la qualità, se non succedono cose drastiche, indubbiamente la qualità sarà sicuramente ottima, anche perché oggi le nostre aziende, con la ristrutturazione degli impianti che sono stati fatti e quant'altro, hanno ormai una competenza in vigna che possiamo dire di alto livello. Frescobaldi, per questa nuova edizione del Chianti Lovers, quali sono le condizioni in cui diciamo, ci siamo trovati nell'ultima annata e come è andata la produzione? Allora, oggi stiamo presentando, abbiamo l'anteprima dell'annata 2015, che è stata un'annata molto interessante, molto buona dal punto di vista climatico. Abbiamo un risultato abbastanza eccezionale, siamo contenti dei riscontri del pubblico anche. Dal punto di vista organolettico si tratta di un'annata molto equilibrata, quindi frutto sì, ma ovviamente qui siamo in Chianti Ruffina, quindi anche tanta freschezza, tanta eleganza. È stato apprezzato, diciamo, anche come sempre il Chianti Ruffina ha anche una grossa fetta, diciamo, all'estero, diciamo, dai gli utenti stranieri. È ancora in grossa tendenza, diciamo, l'esportazione. Sì, sono molto molto interessati anche dal passaggio che c'è stato stamattina, abbiamo avuto anche
asiatici o comunque sia personaggi coinvolti nel mondo del vino, del mercato tedesco, e tutti sono rimasti molto contenti della nuova annata che stiamo presentando. Presidente Giuntini del Consorzio Chianti Rufina, anche quest'anno a Chianti Lovers, come è andata l'ultima annata? L'ultima annata, nonostante il clima un po' difficile, un calo di produzione generalizzato, la qualità dei vini fa ben sperare, sono vini molto freschi, fruttati, ricchi e anche dal medio-lungo invecchiamento come sempre alla Rufina. Questa manifestazione, insomma, si presenta piena di visitatori. Qual è la forza di questa manifestazione ed altre che, diciamo, promuovono ancora una volta il Chianti in tutte le sue sfumature? La forza della manifestazione è essere tutta la denominazione Chianti insieme nelle sue varie declinazioni, Rufina, Colli Fiorentini, eccetera. Come Rufina siamo un bel numero di aziende, siamo quasi tutti soci del consorzio ed è un modo per presentare i vini insieme a tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. Chianti Rufina cosa offre in più, cosa offre di diverso in particolare rispetto al Chianti Classico? Rispetto ad altre zone, i vini della Rufina, avendo un clima più fresco, una maturazione più lenta e più lunga, sono vini tendenzialmente più eleganti, più fini e vini anche dal lungo invecchiamento. E quest'annata che si presenta anche se prestissimo del 2018, ha delle prospettive migliori rispetto all'anno precedente? Per adesso è prematura, possiamo solo dire che abbiamo avuto un inverno quasi normale perché abbiamo avuto un paio di nevicate, diverse notti sotto zero, buone piogge, però per il resto è tutto troppo troppo presto. L'annata 2017 in campo è stata abbastanza complessa, un po' per la gelata tardiva di primavera e un pochettino, direi senz'altro di più, per la componente siccità dell'estate. E noi nella Rufina forse la siccità l'avevamo sentita meno che in altre zone, così come anche le gelate, perché essendo più alte ovviamente l'aria fredda scende verso valle e abbiamo avuto anche noi un po' di danno, ma grazie a Dio molto meno di quello che ho sentito da altri colleghi produttori in altre zone della Toscana. E la siccità certamente ha colpito tutti, quindi anche noi. I vigneti più alti hanno però mantenuto una discreta vegetazione, alcuni nelle parti basse un po' più l'hanno risentito. Mediamente direi che i produttori che hanno avuto un po' di fiducia, un po' di coraggio e un po' di pazienza sono riusciti ad aspettare le piogge di settembre, che sicuramente hanno cambiato il livello della vendemmia. Certamente a qualcosa abbiamo dovuto rinunciare, è stata un'annata difficile anche come momenti diversi da decidere, si entra in campo, non si entra, si aspetta, però detto questo la qualità che ne esce secondo me è una qualità interessante, è una vendemmia che vale la pena. Le selezioni sono molto buone, molto dense, bisognerà avere un po' di pazienza per farle affinare, però ripeto, qualche cosa si è dovuto scartare, quindi la quantità totale certamente fa un po' difetto. È stata un'annata purtroppo caratterizzata dalla siccità, invece questo 2018 come si prospetta? Come annata? Spero bene, spero sia una buona annata dopo la terribile vendemmia che abbiamo avuto, ecco, tutti. Quali vini avete portato per l'occasione? I nostri Chianti, il Chianti dei Colli Fiorentini e la Riserva. Quali sono le zone di produzione del vostro Chianti? Sono l'areale intorno alla tenuta, fondamentalmente, comune di San Casciano. Quali sono le caratteristiche di questo vino? La grandissima mineralità, quindi sentore di frutta. Sono vini che hanno una vita estremamente lunga, 20-25 anni. Queste sono le caratteristiche principali. Piatti di accompagnamento ideali per degustare questo vino? La cucina toscana, fondamentalmente. Questa edizione è stata contrassegnata dalla partecipazione per la prima volta di un altro consorzio, quello della tutela del Morellino di Scanzano, che ha deciso di organizzare la sua anteprima assieme al consorzio del Chianti. Il Morellino festeggia quest'anno i 40 anni della denominazione e ha voluto in questo modo essere presente a una grande manifestazione per far conoscere più da vicino questo vino, espressione del Sangiovese in Maremma. Il Morellino di Scanzano è stato il primo ad accogliere la proposta del Consorzio Chianti per una futura collaborazione tra consorzi in occasione di queste anteprime. Alessio Durazzi, direttore del Consorzio per la tutela del Morellino di Scanzano,
qui per la prima volta al Chianti Lovers, il consorzio. Qual è la caratteristica di questo vino e quanto è forte, diciamo, presente sul territorio toscano? Morino di Scanzano, innanzitutto ringraziamo il Chianti per averci ospitato in questa manifestazione. Siamo convinti che l'unione fa la forza, quindi crediamo che creare aggregazione con gli altri consorzi possa essere la chiave di volta per vincere poi sui mercati, e è un inizio, una prima collaborazione che magari poi può portare anche a un futuro insieme per altre attività. Morino di Scanzano è un vino che è ben radicato in Italia, quindi è un vino che vede nell'Italia il suo mercato principale. Vendiamo circa il 75% della produzione in Italia e il 25% all'estero. Questo significa che abbiamo un grande potenziale di crescita sui mercati esteri, e il Morellino, per le sue caratteristiche, è un vino che si adatta perfettamente al gusto dei palati esteri, per le sue caratteristiche di freschezza, di immediatezza, ma al tempo stesso di grande qualità. In particolare questa annata, che si è presentata un po' difficile per le condizioni climatiche, nel particolare nella vostra area, come è andata, diciamo, e qual è il vino che si è presentato? Allora, dal punto di vista qualitativo è stata un'ottima annata, quindi fortunatamente la siccità non ha inciso in nessun modo nella qualità del vino, come si può anche degustare oggi appunto nelle anteprime 2017. Abbiamo avuto un calo di produzione come lo hanno avuto tutte le altre regioni italiane e aree vinicole italiane. Il nostro calo è di circa il 26%, quindi una percentuale inferiore rispetto alla media regionale. Questo ovviamente non ci fa gioire, perché è stato comunque un calo, ma siamo in linea con il resto della regione. La qualità c'è, quindi può essere vista come un'occasione per trovare un posizionamento prezzi che di anno in anno possa essere quanto più possibile rispondente alla qualità intrinseca del prodotto. Al Chianti Lovers gli operatori del settore hanno potuto assaggiare l'annata 2017 e la riserva 2015 delle tante etichette presenti in Fortezza. Il polo fieristico ha ospitato le aziende del consorzio Chianti, dei consorzi di sottozona Chianti Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane e Montespertoli. Il Chianti ha una produzione complessiva di circa 800.000 ettolitri per un valore che si aggira intorno ai 400 milioni di euro e circa 100 milioni di bottiglie in commercio. Il 70% è destinato all'export per i mercati statunitensi, tedeschi, inglesi e giapponesi, con un'attenzione sempre maggiore al Sud America e all'Asia, dove il consorzio sta sviluppando nuovi rapporti commerciali. La filiera di quella che oggi è la prima denominazione italiana di vini rossi al mondo per produzione conta circa 3.000 operatori. Il Chianti è rinomato nel mondo, però cosa significa la denominazione vino Chianti? Allora, la denominazione vino Chianti di OCG è la più grossa denominazione di vini rossi fermi che abbiamo in Italia. È fra le più antiche, è nato nel 1926 e rappresenta circa 2.700 produttori di tutta la Toscana centrale. Ogni anno si producono all'incirca 850.000 ettolitri di Chianti e vengono vendute nel mondo e in Italia ovviamente 100 milioni di bottiglie. Quindi, diciamo così, sono dei numeri veramente, veramente importanti. Come abbiamo qui nella nostra manifestazione Chianti Lover, abbiamo il Chianti cosiddetto Chianti Base, poi abbiamo tutta una serie di cosiddette sottozone, ma sottozona non deve essere preso come termine dispregiativo quanto di valorizzazione, perché sono i cru di tutta una serie di territori. Possiamo partire da Arezzo, possiamo andare nella zona della Rufina, delle colline pisane, delle colline di Siena, Chianti Montalbano e così via. Quindi sono 7 sottozone che, diciamo, servono a dare una maggiore impronta e una maggior qualificazione a quello che è il vino Chianti in generale. Ci sono state delle modifiche recentemente nel marchio? Allora, nel disciplinare di produzione Chianti abbiamo avuto un'ultima modifica già portata in porto
che è quella del cosiddetto imbottigliamento in zona, cioè a dire il Chianti da ora in poi si potrà imbottigliare solamente all'interno della regione toscana, fatto salvi i diritti acquisiti di chi già imbottigliava fuori dalla regione toscana. In cantiere abbiamo un'altra modifica del disciplinare tesa a adeguare il residuo zuccherino contenuto nel vino Chianti a quella che è la normativa europea. Questo permetterà di avere vini più tondi, più abboccati, più affinati, che sono molto importanti per i mercati asiatici. Quindi Chianti sta puntando, fra le altre cose, appunto su questi mercati che sono il futuro e domani, anche in termini di quantità di vino che si potranno esportare in questi paesi. Prospettive future, quindi espandersi maggiormente all'estero. E per quanto riguarda invece i giovani, il vino è un settore che comunque offre occupazione? Dunque, noi dal 2012 in poi abbiamo un po' stravolto quella che era la tradizione e l'immagine un po' polverosa del Chianti. E ci siamo rinnovati attraverso un logo nuovo, attraverso una campagna volta essenzialmente ai giovani, e il fatto che stasera a Chianti Lover dalle 16 in poi la manifestazione si è aperta a tutto il pubblico con particolare attenzione ai giovani è proprio perché vogliamo strizzare l'occhio a questa fascia di possibili acquirenti e bevitori di vino Chianti, che diversamente invece si dirottano su bollicine o su birre o su altri prodotti che ovviamente sono di concorrenza al vino Chianti. Stiamo investendo molto in promozione, come dicevo prima, verso i paesi asiatici, e nel periodo primavera inizio estate faremo delle tappe a Singapore, a Canton e sempre in Cina, a Shanghai, per promuovere il vino Chianti e farlo conoscere in questi mercati che difficilmente se non sono in grado di apprezzarli. Faremo anche dei corsi proprio di formazione nella logica di istruire il consumatore cinese o comunque gli addetti sommelier, operatori, buyer eccetera cinesi, proprio perché trasmettano, funzionino da cinghia di trasmissione per poi gli altri consumatori. Quindi un Chianti a tutto tondo che va a aggredire appunto questi paesi dell'Oriente. Direttamente dai poderi di Pontassieve e Pelago, quali vini avete portato per l'occasione? Buonasera. Noi abbiamo portato le anteprime del Chianti 2015 e 2016, considerato che non sono vini pronti, sono anteprime, perché noi imbottigliamo solo il Chianti Riserva, quindi questi sono ancora un po' giovani. Però per far assaggiare un prodotto finito abbiamo il Chianti Rufina Riserva 2013. Poi abbiamo portato il vin santo del Chianti Rufina, essendo questa un'occasione di Chianti, si può anche avere il vin santo del Chianti Rufina. Differenze caratteriali, chiamiamole così, tra questi vini rossi non ce n'è, vengono tutte le uve dai nostri vigneti, in collina sopra Pontassieve oppure qualcosa nel comune di Pelago. La predominanza come vitigno è Sangiovese, al 95% garantito. E ha un bel gusto, un buon profumo, a seconda anche un po' dell'invecchiamento che ha. Logicamente l'anteprima è un po' più duro al gusto perché è giovane, ancora da formare, è vino atto a divenire, mentre questo è già pronto, rotondo, un buon vino eccetera eccetera. Il vin santo invece viene da uve bianche di Trebbiano e Malvasia, che le coltiviamo nel comune di Pelago in questo momento, trattate come fossero proprio dei bambini, raccolte a mano, scelte a grappolo, depositate con cura, e dopo 3 mesi di riposo sulle canne vengono spremute, di raspate spremute, e questo precisamente è rimasto 7 anni in caratello. Non è che ci sia una legge scritta, ma minimo 4 anni, però ci rimane perché prende i suoi gusti, prende le sue cose buone del vin santo, ed è un vin santo, anziché essere dolce o denso, è fluido,
è abbastanza tendente al secco, non è così zuccherino come tante volte si trova il Vinsanto. Per finire non possiamo non chiederle, per quanto riguarda il territorio, gli aspetti positivi del territorio per produrre vino e se invece ci sono degli aspetti negativi per la produzione del vino. Siamo fortunatissimi, la storia ha voluto che noi fossimo fortunatissimi perché l'azienda si sviluppa, i suoi vigneti sono tutti in collina con un'esposizione meravigliosa, perché chi ha messo in piedi tutta questa azienda più di 100 anni fa ha avuto buon occhio e ha comprato il podere mettendo a posto i vigneti in zone esposte a mezzogiorno soprattutto e di collina, per cui siamo un po' distanti dal paese ma non tanto, sopra i 200 metri. Poi nel corso degli anni, dei decenni abbiamo anche comperato un po' di terreno nella valle di Nipozzano, per cui abbiamo anche lì un 6 ettari di vigna che è esposta a settentrione, però è talmente dolce il declivio che prende sole dal mattino alla sera. Quindi abbiamo una garanzia di buoni risultati per la vigna. Per di più siamo la cantina più vicina al paese, perché noi siamo ormai in paese, il capitano è in paese a 2 passi, le case sono arrivate lì, in 3 minuti si è in stazione e questo senz'altro fa sì che siamo una realtà del paese proprio. Il prodotto quindi ha una lunga tradizione, lunghissima direi, ma quali sono le prospettive future? Le prospettive future sono quelle di tutti, molto difficili da stabilire. Noi stiamo cercando di aprire un po' il mercato delle bottiglie, del vino imbottigliato, perché facciamo un prodotto buono, di nicchia, siamo una piccola azienda, garantiamo qualità e vorremmo arrivare a vendere anche nella grande distribuzione, ma non tanto in Italia, le coppe, quelle cose, all'estero anche. Abbiamo aperto varie strade negli ultimi anni, siamo soddisfatti, c'è tanto cammino da fare. La degustazione è una cosa molto complessa, però per un principiante che volesse farla, quali sono i passi da fare? Allora, adesso magari possiamo provare qualcosina insieme. Sicuramente diciamo, i punti da seguire sono 3 momenti, l'esame visivo, l'esame olfattivo e l'esame gusto-olfattivo. Okay? Quindi se partiamo dall'esame visivo, il vino va immediatamente posto un po' in controluce per valutarne la limpidezza, quindi la limpidezza o comunque il fatto che non abbia eventualmente dei depositi, no? Che sia comunque un vino pulito, okay? Quindi in questo caso noi lo alziamo verso una fonte di luce e riusciamo a vedere che il vino si mostra assolutamente limpido e il colore normalmente va valutato inclinando un pochino il bevante e normalmente su una superficie bianca, perché è solo sul bianco che riusciamo a controllare e a poter stabilire effettivamente i colori. In questo caso, ecco, è molto semplice inquadrare e vedere che il vino è di un rosso rubino, una massa colorante piuttosto scarica, quindi non è particolarmente colorante, ma questo poi si capirà per quando, se vorremo anche dire che tipologia di vino stiamo degustando, ed è va valutata anche un pochino il bordo, quindi la sfumatura del bordo, che in questo caso è comunque non ha particolare differenza rispetto alla centralità, quindi lo possiamo definire un rosso rubino scarico ma compatto. E lo facciamo roteare un pochino nel bevante per vedere se si ferma subito o se invece continua a roteare parecchio. In questo caso si ferma dopo un pochino, quindi la consistenza non è particolarmente importante, okay? Al naso quindi inizia l'esame olfattivo, normalmente sono 2 momenti. C'è un momento in cui noi valutiamo l'intensità del campione che stiamo valutando e si fa a bicchiere fermo, okay? Quindi l'intensità è in pratica l'impatto che il vino produce, che i profumi del vino producono verso il nostro naso. Quindi questo campione nel particolar modo è un vino intenso. Poi agitando invece il bevante riusciamo a valutarne la complessità dei profumi, quindi una cosa è l'intensità, una cosa è la complessità. Quando si parla di complessità noi valutiamo il ventaglio olfattivo delle sensazioni odorose. Ecco, in questo caso comunque parliamo di un vino piuttosto giovane, ci sono comunque dei sentori di fiori,
il floreale, che è molto 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 evidente, un fiore comunque di un tipo viola, una rosa, comunque fiore, diciamo, va sempre un po' valutato se si parla di fiori freschi o in appassimento, se la frutta è matura o se invece è ancora una frutta fresca o se è un putpurri di fiori. Qui è una frutta fresca, ma ci sta, considerato il vino che stiamo valutando. Agitando ancora il bicchiere viene fuori una nota balsamica e anche una leggera nota di speziatura. La speziatura è ciò che, diciamo, è il risultato del vino che affina in barrique. Normalmente tutto ciò che è speziatura, tabacco, cioccolato, polvere di caffè, viene dato dall'affinamento del vino nel legno, che può essere botte grande o botte piccola o barrica, appunto. E qui c'è una leggera, ecco, l'impatto del balsamico è molto forte, però c'è anche un po' di speziatura, una speziatura dolce, una vaniglia e una leggera nota di tabacco. A questo punto il terzo momento, che è l'esame gusto olfattivo. È fondamentale per il primo sorso riflettere e serve solo per abbinare la bocca, perché comunque la nostra saliva ha un pH particolarmente acido, quindi al primo sorso non possiamo sentire nulla. Il secondo invece è quello che ci aiuta un po' a definire quello che stiamo bevendo. Quindi si valuta se un vino secco, è dolce, in questo caso ovviamente è secco. Nel vino rosso ciò che va valutato principalmente è il tannino. Il tannino è, per le persone magari ancora non troppo esperte, è ciò che noi possiamo identificare con la stringenza al palato, quel momento in cui noi sentiamo la lingua e il palato che si asciuga particolarmente. Quindi quella è la sensazione di tannino. Il tannino si valuta solo sui rossi, ovviamente. Quindi il vino, e ci sta come campione che stiamo valutando, è un vino tannico, ovviamente, anche per la sua gioventù e per la tipologia di vino. È un vino che entra piuttosto fresco in bocca perché ha comunque un'acidità importante, stiamo parlando di un sangiovese, quindi lo sto iniziando a svelare, no? Quello che stiamo bevendo, quindi l'acidità, e poi c'è questa continua salivazione in bocca, questa è la sapidità ed è una nota particolarmente, diciamo, presente in questo campione. Comunque è un vino della zona Chianti Rufina, è un Chianti che si distingue un po' dagli altri Chianti perché è una zona alta, 500-600 metri, quindi c'è un'escursione termica piuttosto importante, quindi l'acidità sicuramente è più sferzante e questo, diciamo, ci ritorna particolarmente in bocca. E quindi ne valutiamo nel complesso l'armonia e si può definire ancora un vino abbastanza armonico perché è giovane, quindi ha ancora molto molto davanti come tempo, e quindi inizialmente, cioè, sicuramente non è equilibrato al momento, ma perché è un vino ancora molto giovane. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.